Aspettate, Giovannini, perché mi è venuto in mente? Sai che c'è un cazzo di dubbio che mi sta attanagliando il cervello? Che l'altra sera ero tutto spaccato di fumo. Mi è venuto in mente, ma ecco. No. Ma la cacca delle mucche, perché puzza? Non puzza d'erba. Puzza di mucca. Le mucche. Adesso voglio una mucca in casa. Oh minchia, com'è zio? Tutto a posto, scemo pagliaccio, vieni qua che ti corco di schiaffi, ti faccio un ampio di pattoni, noi siamo. Monto sopra il booster con mio frate Massimino. In giro solo booster però senza lo scontrino. Scendo l'ignoranza, faccio penne in motorino. E sputo le palline, manco fossi un biliardino. Sono fatto a merda, minchia, panico, paura. Insieme a Giovannino con davanti la questura. Yo. Mi scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo stocca perché arrivano i Gavarri. Pronto? 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 Sei muccaio tu, ce l'hai mucche? Muccaio? No. Non sei muccaio? No, ce le aspetti un attimo, ma non credo, Un attimino. Che cazzo devi guardare nei magazzini se ce l'hai mucche? Dazzi, che le lasciate ma, scusa, ma chi è, scusa? Ma ce l'hai mucca o no? Scemo di merda. Aia. Ce l'hai la mucca o no? Ma che cazzo vuoi, scusa? Non ho capito io. Ho detto, ce l'hai le mucche? Se presentati prima e poi ti dico se ce l'ho o no. Imbecille. Prima, scemo di merda. Prima di tutto, cretini di merda. Vedi di fumare di meno, che se mi parla con la gandaia. Bastardo di merda. Il numero, se poi te lo chiedo. Presentati con le persone. Scemo di merda, sono Massimo di quarto. Adesso che mi sono presentato, che facciamo? Andiamo a letto insieme? Bastardo. Corto. Massimo, oh. Ma chi è la ciminiera che mi ha risposto al telefono? Tuo pazzo, cosa si è fatto? 4 grammi? No, intanto ho dato una armata perché 4 grammi non se li fa nessuno. Finca dentro qualche C e qualche H la quando parli, che non si capisce un cazzo. Fino per una nostra e se per caso lo sarà te. Ma che cazzo parli? Cosa ho chiamato in Vietnam? Cosa sei, cinese? Come parli? Chi è? Ce l'hai le mucche? Io? Certo sono le mucche. Me ne regali una? Ascolta, che vuole scherzare? Perché no, qui noi siamo a lavorare, non è che siamo a fare i comodi leggere. Cosa fai? Pettini le mucche? Che lavoro fai? Cosa fai? Le vesti? Cosa fai con le mucche? Le vesto? Sì, che fai con le mucche? Che lavoro è? C'ho le mucche. E che lavoro è? Ma che è uno scherzo? Ridi su sto cazzo. Cazzo di ride, Peter. Perché tu mi fidi per il culo? Scusa, mi ha preso questa curiosità, abbi pazienza. Ma non lo so, aspetta, perché penso sia uno scherzo. Ora poi ascolta un attimo, ascolta Peter, c'è mio cugino che è tutto attrezzato perché adesso scherzo, vuole la mucca in casa. Vuole la mucca in casa, in sala, con gli amici, vuole fare tutto il figo, c'ha ragione. Ascoltami un attimo, Peter. Sì, ascolta, perché è uno scherzo telefonico tipo della radio. Ma che cazzo, ma quale scherzo? Quale gente seria, soprattutto gente che rispetta gli altri, il prossimo è super educato. Ma non mi sembra tanto, perché in realtà tutto andava a cagare il mio collega, insomma. Ascolta, allora ci serve una mucca tutta bianca con una macchia grossa sulla testa. Che cazzo stai ridendo? Ma che sta parlando in serio? Siamo a lavorare, davvero, tu sei proprio simpatico. Ascolta, Peter, non mi far girare i coglioni che vengo là che ti fico le testate. Ma che sto scemo di merda, la mucca volevo. Io voglio la mucca in sala. Ma voglio una mica la mucca. Vabbè, dai, stasera al massimo ce la andiamo a rubare. Che cazzo ce ne frega a noi, tanto. Dove cazzo la mettiamo sul motorino la mucca? Stai scherzando. È vero che con tutte le grasse che ti sei fatto. Tanto temi gli altri che mucche sul motorino. A vol c'ho 8 ruote dietro. Tomorri. Scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo stocca perché arrivano i Tomorri. Com'è? Panico, paura! Ragazzi, scusate, ma al giorno d'oggi, maestro, trovare una mucca non è milca facile. No. È una combo questa qui, è una combo. Madonna, maestro. C'è della partnership qua. Maestro, ma oggi cosa sta succedendo? È informissima, Bravo, maestro, numero uno! Ivo ci guadagna. Mi manda in veste che lui ci guadagna sempre. No, dai, buttala in vacca, dai.